Sono giorni che siamo isolati dal mondo. Se non fosse per la tecnologia, per le notizie che sentiamo in telegiornale, siamo letteralmente isolati da tutto e tutti. Ogni abbraccio, ogni risata, ogni uscita con gli amici, anche un semplice ciao, come stai? Ora sembra una cosa così lontana. Martedì 10 marzo è iniziato il lockdown, chiusura totale. Dovevamo fermare, lo sapevamo, lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare. Stare dentro le cose, tutti fuori di noi. Ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo. Andava fatto insieme, rallentare la corsa, ma non ci riuscivamo. Non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare. Adesso siamo a casa, è portentoso quello che succede. E c'è dolore, credo, in questo tempo strano. Borsetta ce l'ho, occhiali pure. Quindi un bel giorno mi sono svegliata senza più poter andare a scuola, più poter frequentare le mie attività quotidiane. La pandemia mi ha tolto la possibilità di vedere i miei amici, di andare a scuola e di vedere i miei parenti. Mascherina ce l'ho, autocertificazione pure. E addirittura mi è stato anche proibito di uscire di casa. Ma quindi mi stai dicendo che la scuola rimarrà chiusa? Io inizio sinceramente ad avere paura. Chiunque suoni alla mia porta potrebbe essere un pericolo di contagio. Certo, non è stato facile per me, perché ho dovuto completamente ridisegnare le mie giornate ed effettuare moltissime rinunce. Ora che faccio? Apro o non apro? La posta! La metta nella cassetta! Si può anche giocare con una pallina di spugna. Oppure si può riposare. Se ne va della nostra salute, io preferisco rimanere a casa, rilassarmi, annoiarmi un pochettino, ma questo è quello che dobbiamo fare. Ci siamo sperimentati cuochi. O almeno ci abbiamo provato. Ho finito i compiti, che faccio? Ma sì, dai, prepariamo l'ennesima ricetta del giorno. Cucinare, io? Ma non so neanche rompere un uovo. Come la volete la cottura? Ben cotta, meglio al sangue! L'ho fatto in casa per voi. Le chiamate con gli amici. Ciao Veronica. Ciao Giulia. Abbiamo fatto sport.
realtà ne ho fatto tranquillamente a meno. E i risultati si vedono. Per esempio, ho fatto questo. 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 Abbiamo sperimentato lo smart working. Un po' problematico sotto un certo punto di vista. Abbiamo fatto le video lezioni. Ora seguo le lezioni e faccio i compiti tramite computer e ciò mi stanca molto di più di quando andavo a scuola. Buongiorno professore. Buongiorno ragazzi. Allora, oggi prima di spiegare vi farò un po' di domande. Una domanda ciascuno. Allora, Ferri, dimmi un verbo fraseologico. Professore, non mi piglia internet, lo vedo tutto a scatti. Ripetiamo le frazioni, li ripete Chiara Olivieri. Allora, le frazioni... Oh, mi serve il computer! Ma io sto facendo una lezione. Ma pure io devo fare la lezione, quindi tu ti togli. Aspetta che finisce. No, non aspetta niente. Dai. Prof, mi vede? Prof, mi sentite? Io vedo male! Qua... Io vedo ma non sento! Tu stai usando il telefono! Sto usando il telefono, nota! In classe non si usa il telefono, in classe non c'è internet! Allora, professoressa, si risolvono... Buonasera! Salve! Niente, filotei? Chiara! Chiara, mi senti? Dio al prof che non riesco più a parlare, non lo so, Chiara! Oh, non sento! Professore, sono andata a campanella, dobbiamo andare a fare l'equazione! Vabbè, oggi parleremo di come i ragazzi e gli adolescenti stanno vivendo questo periodo di lockdown. Possiamo vedere i chiari segni di violenza a cui quest'uomo è stato sottoposto. Terribile, davvero terribile. Ma adesso diamo spazio alla pubblicità. Questo invece sono io che aspetto il secondo link per la seconda video lezione del giorno, ovvero quella di geografia. E intanto chattavo sempre con i miei amici. E pensavo, perché non sono potuto restare a letto invece di fare il video lezione, però vabbè, non è così male. Ma per fortuna dopo un po' è finita, è stata la mezz'ora più lunga della mia vita. Thank you.
Mi manca veramente tutto e pensare che non ho potuto neanche salutare qualche mio caro. Sì, abbiamo tutti rinunciato a tanto, ma lo abbiamo fatto per proteggere chi amiamo. Secondo me ci possiamo anche divertire a casa, non è essenziale poter uscire a fare una passeggiata, a uscire fuori per divertirsi. Quindi è molto, potrebbe anche essere divertente rimanere a casa, è anche molto comodo. Spesso le mani, portare la mascherina, mantenere il distanziamento di persona in persona di almeno un metro ed evitare qualsiasi contatto fisico.